Dai tuffi olimpionici di Tokyo, quelli amatoriali del Moregallo, quelli senza podi né medaglie. Al massimo si vince una manciata di like sui social postando il video dell'impresa, ma più che altro si perde anche la vita. Non sono stati sufficienti i tentativi di sbarrare l'ingresso. Siamo all'ingresso della Galleria del Moregallo, come vedete c'è un cancello che però è stato divelto qua alle mie spalle, vedete che è stata spostata l'asta e i ragazzi entrano proprio da qui. Proseguono poi all'interno dell'ex galleria carrabile per tuffarsi dalle finestre. Questo martedì, dopo l'incidente di ieri, il luogo è deserto, ma disseminato di indizi del passaggio degli atleti improvvisati. La maggior parte sceglie il trampolino più basso, 10 metri. Pochi, per fortuna, tentano di buttarsi da 24 metri. Ad attenderli non gli applausi, ma le rocce sporgenti lungo il salto. Inutili anche gli appelli al buon senso. Io li vedo passare specialmente in motorino, sì, sono un po', diciamo che vanno dai 15, 17, 20 anni, ma c'è anche gente molto più adulta che si lancia. Lei ha provato a dissuaderli? Ma io tante volte sì, ho detto ai ragazzi anche perché magari vengono poi a prendere da bere o a prendere il gelato e dico: ma cosa ci provate a buttarvi? Rischiate la vita dopo tanti incidenti che sono successi, e loro mi rispondono che si divertono così, che sono giovani e fanno quello che vogliono. E